Buongiorno ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Fish Hunters. Questa mattina ci siamo alzati all'alba, come vedete, per andare a pesca in provincia di Pavia, al lago di San Nazzaro. È la prima volta anche qui che andremo a pescare in questo lago, andremo a pesca di trote e non vediamo l'ora di fare qualche bella cattura. Eccoci arrivati al lago San Nazzaro e siamo qui con Sergio che inizia a raccontarci la storia di questo lago. Un lago con una profondità notevole in quanto è mediamente sui 10-15 metri, arriva fino a un massimo di 15 metri, per cui in acqua molto pulita, sorgente, ideale per la pesca alla trota, perché noi qui facciamo principalmente pesca alla trota. Ciao a tutti! Con Giovanni che ci illustra la tecnica della bombarda e come sta pescando. Buongiorno, sto innescando la doppia camola, sono camole del miele colorate, una rossa sull'amo e la camola finale normale bianca. Una canna da 4,20 m con la bombarda 15 grammi con profondità 1. E vediamo il lancio. Recupero lento oppure canna alta con tremarella per sollecitare la cattura delle trote.
Questa mattina stiamo pescando con l'ondulante a spinning monoamo e sta rendendo parecchio perché le trote sono molto in movimento e vedremo ora di fare qualche altra bella ripresa. Giovanni in cattura. Vedremo uno scarico in diretta di trote. Vai! Veramente combattive. Eccoci a fine di questa bellissima giornata e siamo qua con Fabrizio, il gestore del lago di San Nazaro, che ci descrive e racconta un po' la sua esperienza in questo lago che sta facendo nascere in questi giorni. Esattamente, ciao a tutti intanto, è una novità anche per me, perciò darvi tantissime indicazioni non sono ancora in grado. Stiamo lavorando molto bene con trote sterili in questo momento e i famosissimi trotosauri. Per definizione è una trota sterile di peso variabile dai 4 ai 10 kg. Abbiamo fatto qualche missione in Salmerini, ci vedremo un po' più avanti con i fariosauri, che sono fario giganti, altre novità. E sicuramente verremo a filmare, a provare a prendere anche i salmerini giganti, è una bella novità, bellissimo lago, noi ci siamo veramente divertiti, come avete visto nel video le catture si sono susseguite numerose questa mattina con dei bellissimi esemplari. Perciò non ci resta che dare appuntamento a questo lago per pescare e alla prossima puntata. Ciao a tutti.